Sono stati anni duri, pesanti per me, per i miei figli Piero e Roberto. Più che la nuova Salerno, è un nuovo Vincenzo De Luca quello che sale sul palco di Piazza della Libertà e si commuove. Non smette mai di ringraziare i figli Piero e Roberto. Stringe il braccio della compagna Marilena Cantisani mentre attraversa il parcheggio di Piazza della Libertà, ma soprattutto rimarca che questa è la sua opera, quella che cambia il destino di Salerno, ma che in qualche modo ha cambiato anche la sua vita. Orgoglio, commozione, emozione. Avrò realizzato più di 100 opere, ricorda l'ex sindaco, oggi presidente della regione Campania, ma questa più di ogni altra la sento mia. Presidente, cosa cambia per i salernitani con l'apertura di Piazza della Libertà e cosa significa per lei? Per me significa che ho realizzato un obiettivo di vita, della mia vita. Fare queste cose significa dare un senso ad una vita perché vive l'attività istituzionale come la vivo io. Ho dimenticato anche di ringraziare i miei figli perché mi hanno dato la forza per andare avanti in anni difficili, Piero e Roberto. Quest'opera cambia il destino della nostra città. Innanzitutto dà un'identità forte a Salerno, ma più che a Salerno, alla Campania, al sud, è un'opera che ha un valore nazionale, internazionale. Cambia il destino dell'economia turistica. Eccola lì, la stazione marittima sta lì, provate a immaginare una nave da crociera che è alta 4 volte la stazione marittima e i turisti che sbarcano nella stazione a piedi arrivano nel centro storico di Salerno. È una rivoluzione perché nella passeggiata della piazza ci saranno decine di attività commerciali, bar, ristoranti, una movida ordinata ed è un'opera ovviamente che consente di svolgere nella nostra città grandi eventi culturali spettacolari. Cercheremo di cominciare quest'anno con il Capodanno a Salerno, vedremo di fare un bel concerto, ovviamente adesso potremo fare qui i concerti, ma anche opere liriche, musica, teatro, potremo fare veramente di tutto. Beh, c'è da essere orgogliosi. Mai, mai un tentennamento sulla scelta di andare avanti e sulla strategia di ridisegnare il fronte del mare di Salerno, ammette De Luca, e poi, scaramanticamente, scherza con chi gli ricorda che aveva scelto di seppellire qui le sue ceneri. Mai, 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 ho creduto sempre che dovevo reggere fino alla fine, a qualunque costo. E vi ripeto, devo ringraziare i miei figli che mi sono stati vicini e mi hanno dato, come dire, la forza morale per andare avanti. Vi prego di credere, non sono anni facili, 15 anni di battaglia, non sono una piccola cosa. Devi avere davvero la forza morale prima che fisica per resistere e reggere. Abbiamo resistito, ma abbiamo resistito per amore di Salerno, ma anche per orgoglio personale. Perché avevamo un obiettivo, perché dovevamo lasciare alle generazioni che verranno un segno forte. Questa è una cosa che rimane. Non ho voluto dire nulla sulle cose che sono state dette in questi 15 anni. Voglio che questa rimanga una serata di festa. Quante cose avrei potuto dire, ma non voglio dire nulla. Voglio solo dire ai miei concittadini: vi ho lasciato qualcosa che mi è costata la vita, ma con piacere, con orgoglio. E questa è una cosa che lasceremo alle generazioni che verranno. Una volta scherzando disse: qui voglio seppellire le mie ceneri, ancora convinto di questo. Assolutamente sì, se ci sarà un'amministrazione comunale sensibile, farà quest'opera pietosa, ovviamente fra 150 anni.